Ciao a tutti! Oggi abbiamo fatto un classico della cucina italiana, gli spaghetti alla puttanesca. Un piatto davvero semplicissimo. Lo faremo in una decina di minuti. Vediamo la ricetta. Per fare la pasta alla puttanesca cremosa, avvolgente e saporita, vi serviranno 600 g di pomodoro pelato spezzettato, 360 g di spaghetti, 150 g di olive nere, 5 filetti di acciuga, 20 g di capperi sotto sale, uno spicchio di aglio e un peperoncino, un ciuffetto di prezzemolo, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva e sale quanto basta. Per prima cosa accendiamo il fuoco per l'acqua della pasta. Nel frattempo tritiamo l'aglio. La ricetta degli spaghetti alla puttanesca è semplicissima, infatti il nome deriva da puttanata, ossia un piatto che non ci vuol nulla a fare, improvvisata con pochissimi ingredienti che in genere si hanno in dispensa. A Napoli è la pasta con olive e capperi. Preparati in poco tempo, gli spaghetti alla puttanesca sono un primo piatto perfetto per il menù settimanale e per un pranzo improvvisato tra amici e parenti. I capperi li abbiamo sciacquati per desalarli e adesso tritiamo anche i capperi. Il risultato sarà un piatto da leccarsi i baffi, preparato in pochissimi minuti. Tagliamo le olive. In genere per la puttanesca si usano le olive di Gaeta. Fritiamo il prezzemolo. Preparati tutti gli ingredienti, possiamo dedicarci al sugo. Accendiamo l'altro fuoco con un tegame. Questo è un tegame in creta che non necessita lo spargifiamma. E ci mettiamo 4 cucchiai di olio extravergine di oliva. Tra l'altro le leggende su questa ricetta si sprecano, qualcuno la attribuisce a Totò, altri ad una casa d'appuntamento nei quartieri spagnoli a Napoli. La fiamma deve essere medio-bassa e ci versiamo l'aglio. Quindi il proprietario di questa casa di appuntamenti si diceva che preparasse questa pasta alla puttanesca per i propri ospiti. Aggiungiamo i filetti di acciuga e li facciamo sciogliere. Questa, come spesso accade con le ricette tradizionali, è una ricetta contesa tra Lazio e Campania. Aggiungiamo anche il peperoncino. Il sugo alla puttanesca potete anche conservarlo, tra l'altro, ne preparate di più e poi lo mettete nei vasetti come vi abbiamo fatto vedere nella ricetta delle conserve della salsa di pomodoro, così avrete un sugo già pronto e per ogni occasione. Stiamo aggiungendo i capperi, è un'ottima idea per conservare il sugo alla puttanesca. Poi ci condite gli spaghetti e voilà. Il pranzo è pronto. Gli ingredienti si sono insaporiti e aggiungiamo le olive. Sta già arrivando un profumino fantastico, caratteristico di questi piatti mediterranei. Abbiamo alzato la fiamma. E ci versiamo i pomodori pelati e spezzettati. Il consiglio che vi diamo per questa ricetta è di usare ingredienti di altissima qualità, quindi se potete pomodoro fresco, magari San Marzano, poi pasta trafilata al bronzo in modo che mantenga più a lungo la cottura. Sono tutti accorgimenti che fanno tantissimo per un piatto che ha pochissimi ingredienti, la procedura è veramente semplicissima, quindi cambiano tantissimo il risultato. E questo è il segreto che poi utilizzano i grandi ristoranti partenopei per preparare la pasta alla puttanesca. Un po' di sale, non ce ne mettete tanto perché ci sono i capperi, le alici. Il sugo sta cominciando a bollire, lo copriamo con un coperchio e cuocerà per circa 15 minuti. E adesso ci dedichiamo alla pasta. L'acqua sta bollendo, quindi mettiamo il sale.
e versiamo gli spaghetti, che sono il formato di pasta più adatto per preparare la pasta alla puttanesca. Gli spaghetti andranno cotti al dente, quindi 10 minuti. Passati 10 minuti possiamo spegnere la fiamma della pasta e scoliamo gli spaghetti. Amalgamiamo il tutto, quindi la cottura degli spaghetti termina nel sugo. Un paio di minuti per far insaporire gli spaghetti e il nostro piatto è pronto. Mettiamo una bella manciata di prezzemolo. Ecco qui. Un po' di acqua di cottura della pasta. E questo classicone della cucina italiana è pronto. Fateci sapere nei commenti se rifate la pasta alla puttanesca seguendo la nostra ricetta e i nostri consigli. Taggateci su Instagram e su Facebook. Inoltre iscrivetevi al nostro canale YouTube Cucina Geek per vedere tante ricette della tradizione italiana spiegate nei dettagli. Alla prossima ricetta, ciao!